Lungo paese Tavigliano che si attraversa in salita, circondato verso est da ampie distese verdi, utilizzate un tempo a coltivazione. In tempi remoti era un'alpe con poche casupole di paglia, poi alcuni mandriani vi si stabilirono. A poco furono costruite molte baite e anziché in paglia, vennero erette in muratura. Durante una delle tante epidemie di peste morirono quasi tutti gli abitanti. I superstiti, temendo il contagio, pensarono di disinfettare la zona. Chiesero il parere di qualche persona autorevole, che pare rispondesse: Brusei, Brusei. Da allora il nome Brusei è rimasto a ricordare la tragedia. Il paese fu ricostruito parte in legno e parte con sassi saldati insieme con malta e calcina. Davanti alle case assai modeste c'erano i cortili e ogni proprietario era padrone del pezzo antistante. Alcuni erano chiusi da un portone, i più però avevano solo l'arcata ma non i battenti. Ora questi archi, chiamati Porta della Stra, sono quasi tutti scomparsi per lasciare il passaggio alle automobili. È l'unico comune della valle che non confina con l'acqua del Cervo, tuttavia l'acqua non gli manca, perché il territorio è ricco di sorgenti e fontane. Questa ricchezza d'acqua si trova anche nello stemma comunale. I suoi abitanti, originariamente in gran parte contadini o pastori, alimentarono il flusso di manodopera specializzata per i cappellifici di Sagliano, o migrarono. Un affresco su una casa vicino alla chiesa ricorda i lavori degli emigranti all'estero. All'inizio del secolo scorso nel paese fu fondata una società sportiva, il CAST, i cui associati si organizzavano per varie attività, tra cui lo sci a Pratetto, alpe situata in una ampia conca ricca di boschi e prati a nord di Tavigliano. Da sempre un paese dinamico che ha combattuto e vinto le sfide, nonostante le avversità e gli ostacoli incontrati nella sua secolare storia di borgo di montagna.